Venne alla spiaggia un assassino. È questo il titolo del libro che stiamo per attraversare. Il verbo attraversare qui è un verbo che ha veramente un significato molto importante che andremo a raccontare fra poco. È il libro, il nuovo libro di Elena Stancanelli, edito per La Nave di Teseo. Buonasera Elena Stancanelli. Buonasera a voi. E benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole. Anzitutto, prima di raccontare il libro, anzi prima, siamo già dentro il libro, perché quando la copertina, l'immagine di copertina ha qualcosa da raccontare, noi sulla copertina ci soffermiamo, perché è importante. Ci vuole far vedere con parole sue questa copertina, Elena Stancanelli? Sono contenta che la copertina vi piaccia, perché sono molto affezionata. È un'opera di un artista, lei si chiama Elisabetta Benassi, e l'immagine è un po' misteriosa, perché nella prima di copertina si vede soltanto un occhio graffiato con dei segni che sono quasi irriconoscibili su uno sfondo molto verde. Per capire di che cosa si tratti bisogna leggere il libro, comunque arrivare alla quarta di copertina, quindi attraversarlo di nuovo tutto quanto. E una volta attraversato, nella quarta di copertina si scopre che si tratta di una chiglia della chiglia di una nave. Ed è una nave di migranti che è stata ritrovata in maniera misteriosissima dalle parti di Latina e che questo artista ha fotografato. Ed era così decorata. Ed è importante, perché questa immagine ci porta già a respirare quell'odore di mare e quell'odore anche di persone che lasciano la loro terra e raggiungono un altrove, carichi di speranza. Che cosa è successo? Perché lei... Prego. Ed è una copertina che ci guarda, appunto, che ci interroga con quell'occhio. E ci impegna perché dopo aver guardato questa copertina, questa chiglia di una nave, dopo aver letto e partecipato alle 200 pagine di questo libro, sdraiati o seduti comodamente su una poltrona a guardare il telegiornale o sul computer, una di quelle navi che a malapena riescono a stare a galla, le guardiamo veramente con un altro sguardo, con una partecipazione. Ecco, in che modo lei ha cominciato, prima ancora di scrivere il libro, ha cominciato a pensare all'idea di imbarcarsi, Elena Stancanelli? Bene, la prima cosa che vorrei dire è che io faccio parte delle persone che solitamente stanno sdraiate sul divano e guardano le immagini in televisione. Non sono una persona che si è occupata di questi temi da sempre, non sono un attivista, sono uno scrittore. Quindi nella maggior parte dei casi io sto a casa e scrivo. Però un articolo può fare qualche cosa, un articolo in questo caso ha smosso qualche cosa in lei, e così comincia il suo libro. È iniziato proprio così, da un articolo di Sandro Veronesi, che è uno scrittore, pubblicato sul Corriere della Sera l'estate del 2017. Un articolo che era una chiamata in correo, in corresponsabilità, era un'idea, era chi diceva alle persone che avrebbero potuto farlo, che avrebbero potuto testimoniare e raccontare, di mettere il proprio corpo su quelle navi per dimostrare che le persone che stavano facendo quel lavoro lì stavano facendo un lavoro onesto, utile, salvavano vite, davvero. Dovevamo testimoniarlo, questo ci chiedeva Sandro Veronesi. E a quella chiamata abbiamo risposto in tanti. Poi, per motivi nella maggior parte casuali, è capitato a me di imbarcarmi. E mi sono imbarcata a ottobre del 2017 e del 2018. E mi sono imbarcata con una organizzazione che si chiama Mediterranea, su una nave che si chiama Mare Ionio. E questa è una nave di una ONG che sì. salva per l'appunto queste persone che hanno il carico di speranza, però hanno il carico anche di disperazione. Guardando queste persone ci chiediamo che cosa significhi essere degli umani. Però prima di scegliere di raccontare questo libro, nel corso della riunione in redazione è sorta una domanda, ed è una domanda sicuramente importante, perché è stata fatta con cognizione di causa per arrivare a una discussione, per arrivare anche a una decisione. E la domanda è stata questa, Elena Stancanelli: ma perché dobbiamo sempre parlare di questi migranti? Non possiamo parlare di altro. Ecco,
L'ho trovata una domanda importante perché è una domanda necessaria, perché se non ci poniamo anche questa domanda non ci daremo nemmeno una risposta, perché torno a quello che dicevo poco fa, a trovare il significato dell'essere umano. E allora abbiamo scelto, come abbiamo scelto altre volte, lo sceglieremo ancora, di raccontare queste storie, perché queste storie devono avere una testimonianza, perché tra chissà quanti anni queste storie dovranno essere la costruzione di una nuova civiltà, di una nuova storia. Senz'altro sì, parliamo di tante altre cose e parliamo anche di questo, ma in questo momento credo che si debba fare molta attenzione a quello che sta accadendo nel Mediterraneo, perché è una situazione straordinaria. E non lo dico io, non c'è bisogno che lo dica io, dal momento che lo dice il Papa, e che il Mediterraneo sta diventando un cimitero. È una situazione che non si era mai verificata con questa violenza nella nostra storia, e quindi è il caso di fare attenzione a questa cosa. Stiamo parlando di migliaia e migliaia di morti. Imbarcarmi, vedo qui Elena Stancanelli, una sottolineatura tra le tante, imbarcarmi è stato per me una specie di esercizio di umiltà. Ecco, la parola umiltà qui va intesa non nel significato che noi possiamo pensare della parola umiltà, anche, ma proprio andando nella sua origine, all'humus, all'umano di nuovo. Beh, questo è molto bello, questo che lei dice. E per me l'umiltà era soprattutto quella di mettersi a disposizione di qualcosa che per me non era trionfante in qualche modo. No? Io sono uno scrittore, come dicevo prima, e mi occupo di storie, e andare a vedere quello che accadeva davvero significava per me fare un passo indietro, anche dal punto di vista appunto dell'io, dello scrittore, fare un passo indietro e ascoltare gli altri. E questa cosa io la ritengo, l'ho ritenuta appunto un minuscolo esercizio di umiltà. Un minuscolo esercizio di umiltà, ma importante, perché oggi Elena Stancanelli diceva, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, questo libro, Venne alla spiaggia un assassino, e ricorda qualche cosa questo titolo, ricorda una straordinaria canzone di Fabrizio De André, La nave di Teseo e la casa editrice, però lei parla di umiltà, Elena Stancanelli, ma il linguaggio che noi siamo abituati a sentire ultimamente non ha a che fare con l'umiltà. Il linguaggio è cambiato, anche verso i morti in mare, e sono i morti in mare diventano un esempio per chi vuole o per chi deve partire. Oggi come oggi, che nelle prime pagine del suo libro, a un certo punto c'è che cos'è io, che cos'è l'identità, e poco più in là dice se siamo qualcosa ora siamo informazione, ecco. Ma se siamo informazione, la parola informazione è essere formati dentro, ma in che modo, Elena Stancanelli, oggi siamo formati dentro per questa cosa? A me sembra, rispetto a quello che dice lei, sembra incredibile che a questo stadio, diciamo così, della nostra civiltà, quello che c'è necessario rimparare è essere umani, essere delle persone umane. Come se proprio quello avessimo dimenticato, la cosa più semplice, cioè quella che appunto fa di me la stessa persona che sei tu o la stessa persona che è un'altra. Questa è la prima cosa che abbiamo perso e dovremmo cominciare a rimparare. E quello che sta accadendo in questi ultimi anni nel Mediterraneo è una cartina di tornasole di quella cosa lì. Detto questo, io penso che gli italiani siano molto, molto migliori di come vengono raccontati e di come vengono governati in questo momento. Quindi credo che l'operazione che viene fatta di aizzare le persone le una contro le altre, di utilizzare quel linguaggio violento a fini elettorali, di utilizzare, come dicevamo prima, il tema della migrazione in maniera spasmodica, facendolo diventare un'ossessione, sia quella cosa lì incredibilmente grave. Credo che le persone prese per quello che sono, non immagino che non siano quello che vogliono, come nel modo in cui vengono dipinte. Elena Stancanelli, lei è collegata insieme con noi qui, del posto delle parole, è collegata dalla Grecia.
e la Grecia. Voglio proprio prendere spunto su questo aspetto, andando indietro nel tempo, ma molto indietro, lo dice anche lei a un certo punto del libro. Nell'antica Grecia lo straniero era sacro e andava maltrattato, e andava trattato bene, perché se era maltrattato portava sfortuna. Ecco, quanto è rimasto di quella cultura, di quella mitologia greca oggi, guardando i barconi che arrivano in Europa? Vede, questa è una cosa alla quale io sono molto affezionata, perché io credo che l'essere umano non nasca russoianamente buono, ma nasca belva, come gli altri animali sulla terra, e credo che debba essere contenuto, perché se dovesse appunto dare libero sfogo a tutte le proprie pulsioni, sarebbe impossibile una convivenza tra le persone. Allora, perché racconto il rapporto con lo straniero che aveva la cultura greca? Perché la cultura greca dice una cosa molto semplice, dice: porta sfortuna, gli dèi ce l'avranno con te se tu non accogli quella persona nel migliore dei modi possibili, come fosse un principe. Cioè, quello straccione lo devi trattare come un principe, altrimenti ti porterà sfortuna. Allora io credo che quello che è necessario, e quello che provo a raccontare in questo libro, non è far diventare le persone buone, ma avere delle leggi, avere dei governanti, avere dei principi di contenimento, che possono essere la religione, che possono essere appunto la fortuna e la sfortuna, ma soprattutto, per quanto mi riguarda, dal momento che sono atea, credo che debba essere la politica, che contengono e tengono a freno le pulsioni più brutte che stanno dentro gli esseri umani, così come la paura dello straniero. La paura dello straniero, come diceva la poesia, ahimè, non mi ricordo l'autore, Arrivano i barbari, ecco. E in quella poesia intitolata Arrivano i barbari, a un certo punto tutti quanti sono impauriti dall'arrivo di questi barbari, e alla fine si chiedono: ma che cosa sarebbe tutto questo mondo se non ci fossero i barbari? Che cosa ne sarebbe di noi? Ecco, a quel tempo li chiamavano barbari, e oggi chiamarli barbari sicuramente è un dispregiativo, ma per dare l'idea di queste persone, se non ci fossero, che cosa sarebbe di noi? Quale sarebbe il nostro vivere? Perché questo libro qua ci pone molte domande, e una delle domande che pongo a Elena Stancanelli, scrittrice, è proprio questa: perché scrivere? E glielo chiedo perché voglio mettere al centro di questa conversazione una sua divinità, Philip Roth. Ecco, Philip Roth, in che modo ci può aiutare in quello che è quella, come diceva Roth, questa espansione della coscienza morale, questa esplorazione della fantasia morale che è preziosa sia per l'individuo che per la società? In che modo questo ci può aiutare, Elena Stancanelli? Guardi, è molto importante riprendere e mantenere fissa, presentissima, la linea che divide la realtà dall'immaginazione. Lo dico, sembra una cosa sciocca, ma lo è in questo momento in maniera particolare, proprio perché l'avvento di internet ha creato appunto un'idea che tutto fosse virtuale, che tutto fosse connesso, che tutto fosse in un altro luogo. E invece esiste una realtà e un'immaginazione. L'immaginazione è quella di cui si occupa la letteratura. Quindi la letteratura è lo spazio nel quale, come diceva lei, si può essere tutto, si può arrivare al confine, si può uccidere, si può sopravvivere, si può morire, si può sopravvivere di nuovo, si può essere qualsiasi cosa. È quella che i greci appunto di nuovo chiamavano catarsi. L'arte è un attraversamento, la letteratura è un attraversamento, non è un buon esempio. Il buon esempio è la vita. L'arte e la letteratura fanno un'altra cosa, appunto, allargano il più possibile. E questo deve fare uno scrittore. Uno scrittore deve buttarsi dentro, vedere quello che c'è, brutto o cattivo, e raccontarlo con quella libertà lì. Perché soltanto quella libertà, soltanto la libertà che ti concede la letteratura, ti consente di arrivare alla verità. Ma in che modo, Elena Stancanelli, visto che lei ha detto una parola importantissima, pesante, che ci impegna, è la parola catarsi. In che modo vive la catarsi, per esempio, quando
Lei faceva il turno di guardia insieme con Ani, se ricordo bene, la ragazza dei capelli blu. Ecco. Ad aspettare che arrivassero i barconi eventualmente, ma soprattutto a vedere in faccia queste persone che a volte non ce la facevano. In che modo può esserci catarsi di fronte alla morte? Vede, quando io sono stata imbarcata con loro, ho avuto la sensazione di avere a che fare, lo dico in maniera molto semplice, avere a che fare con degli eroi. Gli eroi sono delle persone anche complicate, anche pasticcione, lo sa chiunque abbia letto l'Iliade, come si comportano in maniera scomposta anche gli eroi. Ebbene, questi ragazzi e ragazze che stanno sulle navi, secondo me, sono degli eroi, con tutte le loro complessità, però sono degli eroi perché salvano delle vite. Come si torna da un'esperienza del genere? Come si torna ad aver passato le nottate appunto con Ani, che è un'eroina, a guardare il mare, a cercare di aiutare le persone che affogano, ad ascoltarla, raccontare delle cose efferate che le sono capitate davanti? Ani è poco più di una ragazza. Come si torna da lì? Come si torna appunto, come dicevamo all'inizio di questa conversazione, sul proprio divano a guardare la televisione? Accettando quello che dicevamo prima, cioè accettando che siamo delle faccende complesse e che il bene e il male non stanno sempre nello stesso posto, accettando che anche l'insignificante che riguarda le nostre vite può in qualche modo essere di aiuto alle persone che fanno delle cose importanti. Ci sono delle persone che fanno delle cose importanti, ci sono altre che stanno sedute sul divano, ci sono delle persone che scrivono i libri, ci sono persone che ti ridipingono le pareti a casa. Tutto questo è una complessità, è dentro una complessità e a questa complessità bisogna tornare. Le cose sono complicate, molto più complicate di quello che ci fanno pensare, ci fanno credere. Gli uomini e le donne che salvano gli altri sono più belli e anche più felici di me, ma anche di quasi tutte le persone che conoscono. Questa frase l'ho estratta dall'ultimo capitolo, cose che ho imparato sulla barca. E le cose che si imparano sulla barca sono le cose che ci stupiscono anche per la loro semplicità, per la loro vera realtà. Anche qui nessuno pensa che ci siano degli eroi, perché gli eroi sono persone che si mettono a disposizione degli altri in questo caso, ed è lì il loro grandissimo atto di eroismo. E in questo libro, Elena Stancanelli, c'è anche una citazione importante che vorrei, prima di chiudere la conversazione, ricordarla ai nostri ascoltatori. Lei cita un libro importante, Naufraghi senza volto, ed è un libro che racconteremo prossimamente, quello di Cristina Cattaneo, ed è un libro che racconta non più di persone che sono riuscite a sbarcare, ma quelle che invece sono nel cimitero chiamato Mediterraneo, quelle che non ce l'hanno fatta, i morti. Allora a questi morti bisogna dare un'identità, e l'identità per questi morti è difficilissima. Il libro di Cristina Cattaneo è una grande rivelazione. Il libro di Cristina Cattaneo, Naufraghi senza volto, io l'ho incontrato tornando ed è un libro che mi ha folgorato. Mi ha folgorato per una questione molto semplice, perché Cristina Cattaneo è una scienziata, è un medico, è un'anatomopatologa e lei si occupa di riconoscimenti dei cadaveri. Lo fa quando cade un aereo alienate, lo fa per le ossa di un bambino romano di epoca romana trovato a Milano, lo fa con i naufraghi trovati dentro un barcone, lo fa in maniera scientifica, ma dentro il lavoro di Cristina Cattaneo c'è una parola che mi sta molto a cuore in questo momento, che è la parola misericordia. La misericordia ha a che fare con i vivi e con i morti e credo, scusate, sono raffreddata. Credo che la parola misericordia sia una chiave per interpretare che cosa ci sta accadendo e il modo in cui dovremmo comportarci. In maniera più semplice, essere misericordiosi gli uni verso gli altri, che non significa, l'ho detto all'inizio di questa conversazione, non significa essere buoni, perché io non lo so cosa vuol dire essere buoni, però io penso che ci si debba prendere cura gli uni degli altri, dei vivi e dei morti. Ma Elena Stancanelli,
La parola misericordia è una parola che da quando è arrivato Papa Bergoglio è una parola che spesse volte viene detta e a volte anche a sproposito. Ma che cosa vuol dire veramente la parola misericordia? Perché a volte usiamo le parole, lo diceva già poco fa lei, usiamo le parole però non conosciamo il vero significato. Questo non vuol dire che dobbiamo diventare dei linguisti, ma entrare nell'humus di questa parola. Secondo me la parola misericordia è una parola che ognuno di noi può interpretare, è una parola che fa parte della nostra cultura prima di tutto. Scusate, non ce la faccio, sto soffocando. Devo bere, possiamo fare una pausa? Ma certamente, perché cose che succedono nella diretta, siamo in diretta insieme con Elena Stancanelli per raccontare il suo nuovo libro, edizioni La Nave di Teseo, Venne alla spiaggia un assassino, e stiamo per terminare la nostra conversazione. Stavamo parlando per l'appunto del significato odierno della parola misericordia, che è una parola che è composta da pietà e dalla parola cuore, che non vuol dire essere buonisti, essere dediti a una pietà in un certo modo d'accatto, no, vuol dire essere semplicemente responsabili, essere attenti, ed essere attenti è già un frequentare il significato della parola misericordia. Prima di salutarci, Elena Stancanelli, qual è il libro che si è portata nel suo viaggio sulla nave per il soccorso? Mi sono portata come si intitolava il libro di cui parlo dentro il romanzo. Oddio, in questo momento mi sfugge completamente il titolo. Scusi, ma mi sto sentendo male. E allora guardi, quello che succede a lei sta succedendo anche a me, perché quando uno si dice voglio ricordare, a quel punto lì non lo ricorda più. E la domanda, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, lo scopriranno questo libro all'interno di Venne alla spiaggia un assassino, ma in 30 secondi invece, Elena Stancanelli, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? Mi sono portata le tre lezioni sul tre o quattro lezioni sul tango di Borges. Eccolo. Che sono state appena ripubblicate da Adelphi. Eccolo, le tre lezioni sul tango di Borges. Essere una macchina è il libro che i nostri ascoltatori troveranno. Di O'Connell, se non ricordo male. Sì, l'aveva pubblicato Adelphi. È un libro bellissimo, che è un libro curioso sull'immortalità. Grazie ancora. Dal punto di vista scientifico. Grazie ancora, grazie a voi, davvero. Scusate la tosse. Ma non c'è nessun problema, grazie davvero, a risentirci, Elena Stancanelli.